capo esporte in Napoli online, siamo lì in questi 15 giorni di sardo, allenamenti intensi e soprattutto tanto allenamento e diktat del tecnico ex Empoli. Allora guarda, qua si sta facendo una confusione, un motivo enorme. Tutti gli allenatori stanno tutti, quello che c'era l'anno scorso, quello che c'era 3-4 anni fa, il discorso è la novità, che magari lascia la suggestione che chissà quando stiamo pensando. Sari sta facendo il pennellino, quello che fanno tanti altri allenatori, con delle piccole modifiche sue, che vuole un pochino più velocità di pensiero, che vuole che si dia la palla di prima, che vuole due tocchi, che vuole soprattutto che le linee difensive di centrocampo siano molto più vicine di prima, che stiano i reparti, che ci sia un'organizzazione difensiva di tutto qui, poi questo. Però il clima è sicuramente positivo per quanto riguarda l'umore, la partecipazione dei giocatori e quello che è il tecnico. È chiaro che il gioco di Sarri prevede anche elementi nuovi. Detto di Haaland, ormai possiamo dire del Napoli, c'è da risolvere la vicenda di Astori e di Immagini. Secondo te a che punto stiamo? A buon punto, credo che a inizio settimana si risolva e quindi si andrà, però io mi aspetto che il Napoli immediatamente dopo vada a prendere Sai dell'Empoli o un altro giocatore dalle caratteristiche simili, perché si è fermato Strinic di nuovo. Zuniga non sappiamo che rendimento abbia, per cui lì dietro c'è bisogno, come il pane, un esterno destro che sappia giocare a sinistra, che abbia rapidità di gambe, sappia fare la diagonale e sappia anche eventualmente appoggiare i compagni, ma soprattutto in fase di fisica sia il classico uomo che stia sull'avversario, attaccando l'avversario e sappia tutto. Quanto può trarre giovamento un personaggio come Sarri per Gonzalo Higuaín, che purtroppo non ha chiuso bene la stagione, compreso la Coppa America? Allora, io su Higuaín ho le idee chiarissime. Più che Sarri, è l'ambiente Napoli che può aiutare Higuaín a ritrovare se stesso. Secondo me un giocatore come Gonzalo, solamente a Napoli e nel Napoli, può dimenticare quelle amarezze del finale della scorsa stagione, quali di cui sbagliato con la Lazio e quello con la nazionale. Ma dico anche le occasioni sprecate con Ginevra, ha sulla coscienza alcune situazioni, però non si può imputare nulla perché è uno dei giocatori più forti in circolazione. Secondo me rimane perché c'è il compagno Reina che lo comincia a rimanere, a Sarri l'allenatore giusto che lo sappia comprendere e portare di nuovo a quello di prima, è un pubblico che perdona tutto, è un pubblico che ama i propri calciatori, quindi non credo che si lasci prendere, poi non è nel suo carattere quello di essere un ribelle. Da Di Maro è tutto, a linea allo studio.